Io mi chiamo Mamadou Samba Diallo, sono nato 1/1/89 in Guinea, sono sposato, sono padre di due figli, una figlia e un ragazzo. Io ho deciso di arrivare all'Italia nel 2015, quando io ho perso il mio lavoro che avevo avuto nel 2013, che stavo vivendo bene. Dicembre 2014, io ho preso la strada tramite un amico che mi hanno proposto di venire con lui in Libia per venire all'Italia. Dalla Guinea abbiamo attraversato Mali, Burkina, Niger, fino in Libia. Siamo arrivati in Libia a febbraio 2015. Abbiamo preso la barcone 10 aprile 2015. Purtroppo stiamo 3 barcone. Fortunatamente per me, solo una barcone che si è entrata all'Italia. Siamo 115 dentro di barcone. Sono più, non mi ricordo, sono più di 20 persone che sono morte in mare. Siamo arrivati all'Italia, se mi ricordo bene, 15 aprile 2015, a Sicilia, Lampedusa. Dopo Lampedusa, siamo venuti a Taranto. A Taranto, Manduria. Io ho rimasto 6 mesi a campo. Io volevo andare in Francia per continuare a studiare e non avevo soldi per pagare il trasporto per andare in Francia. Un amico mi ha proposto di venire a Foggia per lavorare in campagna. Io ho detto ok, va bene. Sono arrivato in Foggia 15 febbraio 2016. Abbiamo rimosso così, mi ricordo, 3 mesi o 4 mesi così. Abbiamo trovato lavoro a San Severo. Abbiamo lavorato una settimana prima di fare l'incidente. Se mi ricordo bene, 16 ottobre 2017 abbiamo fatto questo accidente. Quando ho avuto l'accidente, se mi ricordo bene, c'è un maliano che aveva una macchina, che io non sapevo che se la macchina sta bene o no, che mi hanno proposto di andare a lavorare con lui. Stiamo alzati alle 6 da mattina. Io non vorrei andare a lavorare, purtroppo, questo giorno. Abbiamo preso la strada alle 5:45, mi ricordo bene. La strada 16 di San Severo. Dopo 20 minuti della strada abbiamo fatto questo accidente. Mi ricordo il giorno che abbiamo l'accidente, quando mi sono alzato a San Severo, quello che mi ricordo, mi hanno portato a Foggia, che io ho perso la conoscenza prima che mi hanno fatto l'intervento. Io ho rimasto a Foggia per 2 settimane, mi hanno portato in reparto a Bari, policlinico di Bari, che io ho rimasto, se mi ricordo bene, più di 6 mesi a Bari. E dopo a Bari mi hanno portato a San Giovanni Rotondo, dove ho fatto 18 mesi. Complessivamente che mi sono recuperato, sono due anni che mi sono recuperato, perché io ho fatto tanto tempo a San Giovanni Rotondo, perché io non avevo una casa dove tornare. Io sono stato lì più di due anni prima di trovare GS, che mi hanno trovato la casa a Foggia e che mi hanno aiutato. Ma dopo l'accidente io vivevo di solo. Avevo due amici che venivano, uno che si chiama Uri e due italiani, uno che si chiama Antonella e Paolo, che mi hanno aiutato moltissimo. E poi è venuta mia moglie e dopo è venuta mia figlia, ma non poteva rimanere con noi perché non avevamo una casa grande. È molto difficile di mi vedere così. Io ho conosciuto GS veramente prima. Dopo 3 mesi che avevo fatto l'accidente, mi sono incontrato con Gianni di GS, ma purtroppo a questo momento io non potevo decidere di solo. È venuto e mi hanno trovato all'ospedale come un altro amico, Andrea, se mi ricordi. E non stiamo visti più perché io sono stato male e i miei amici che potevano esistere. Quando mi sono tornato a San Giovanni Rotondo, io non avevo nessuno perché io avevo preso altri avvocati che mi hanno fatto firmare una procura speciale irrevocabile, che io sono stato lì, non avevo nessuno. C'aveva un'amica che si chiama Caterina, che mi hanno parlato di GS, mi aveva paura. Io ho incontrato altri clienti di GS, una che non mi ricordo il nome, che aveva fatto accidente di treno a Bari, che mi hanno parlato di GS, come funziona, sono una persona seria. Abbiamo chiamato Gianni di GS che è venuto, abbiamo parlato e mi sono fiducia e abbiamo firmato per GS. Quello che mi è piaciuto di GS, soprattutto umano, a parte di lavoro, io ho un rapporto speciale con Gianni.
E non posso spiegare questo, se è stato in francese potevo spiegare bene. Il rapporto che io ho con la gente, la fiducia, perché abbiamo lavorato dopo queste mie pratiche, io ho dato tante pratiche a GS, soprattutto quelle che io avevo avuto come altro avvocato, che Gianni mi hanno insegnato di avere soldi e dormire bene a casa. Io l'ho fatto proporre una volta, Gianni, puoi prendere una procura speciale, che perché c'è un accidente stradale che non mi fida a questo ragazzo. Ha detto, Mamadou, io preferisco avere una pratica, avere soldi, dormire a casa bene. Mi hanno insegnato tante cose, mi hanno fatto vedere soprattutto lui non mette i soldi avanti. Quando, prima che io incontro Gianni, io mettevo sempre la sua mano sopra i miei occhi, perché io non volevo vedere nessuno, non volevo parlare, solo le terapiste. Piano piano lui quando arrivava ogni due volte al mese a San Giovanni Rotondo, mi faceva vedere video di altre persone che sono più gravi di me, che hanno avuto un'elezione, che non parlava, che non faceva niente. Mi hanno detto, tu sei fortunato, che tu sei vivo ancora, puoi parlare, puoi comunicare bene, mamma mia. Tu devi uscire. Mi hanno iniziato di proposito di uscire, di cambiare l'aria. E ho detto, ok, va bene. E quando abbiamo finito questo, io ho avuto fiducia a GS. Io, le persone hanno iniziato di mi chiamare per le pratiche di accidenti. E quando ho proposto a Gianni, perché io sono stato sempre una persona che sta veloce, lui mi dirà sempre, Mamadou, andiamo piano. Io le ho dato tante pratiche che io gli proposto di prendere la procura speciale. Mi hanno detto, Mamadou, no, non facciamo così. Non paghiamo la firma di qualcuno. Vogliamo avere fiducia e lavoriamo insieme. Mi ricordo anche quando mio amico, perché siamo tre, io ho chiamato Gianni, io gli ho detto, Gianni, io gli proposo così, tu puoi fare così per averla. Io ho detto, io non pago la firma di nessuno. Se loro hanno fiducia di venire con me, d'accordo. Se loro non sono fiducia, io non pago la firma di nessuno. In questo momento io sono felice, anche se sono disabile, sono felice perché è il mio destino. Soprattutto mia moglie mi ha accettato così, è una fortuna. È arrivato mia sorella, mio fratello, mio figlio, mi hanno accettato così. Mi sono entourato adesso di persone che mi amano. E non parliamo della mia famiglia perché loro mi amano. Possiamo parlare di altri amici italiani, tramite Paolo, Antonella, soprattutto Gianni, io li chiami. Puoi alzare la notte e chiamare Gianni, parliamo di altre cose. Che Gianni mi hanno portato anche la famiglia qua, mi hanno fatto tante cose che posso dimenticare e quando lì mi hanno portato la famiglia per mi fare conoscere, abbiamo parlato tante cose, non posso dimenticare questo, sono felice, sto andando avanti, ogni volta che c'è sole io uso come una persona normale, mi considero come una persona che ha le gambe, è quello, il futuro non sappiamo, forse possiamo venire a vivere vicino di Gianni, lo facciamo più facile. GS Risarcimento Danni, la forza di cui hai bisogno.